Il volo dell'Egyptair sarebbe caduto per un'esplosione a bordo, è quanto emerge dai primi riscontri delle analisi sui resti umani recuperati in mare. Sarebbero state ritrovate anche tracce di sostanze esplosive, ma la risposta a tutti i misteri è ovviamente nelle scatole nere che vengono cercate in fondo al mare. Riforma delle pensioni e politiche per il lavoro al centro dell'incontro fra governo e sindacati. CGIL, CISL e UIL puntano ad una modifica della legge Fornero e all'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati. La flessibilità in uscita va bene, dice il ministro Poletti, ma vanno rispettati i vincoli di bilancio. Al confine fra Grecia e Macedonia è iniziato lo sgombero del campo profughi di Idomeni, dove da mesi sono accampati migliaia di migranti, gran parte dei quali fuggiti dalla Siria. Per molti è previsto il trasferimento in strutture greche allestite appositamente. Nel canale di Sicilia soccorsi 2.000 migranti nelle ultime 24 ore. Tra poco a Bruxelles l'Eurogruppo darà il via libera ad una nuova tranche di aiuti finanziari alla Grecia dopo che Atene ha approvato una serie di misure di austerità. Prevista un'iniezione di liquidità superiore agli 11 miliardi previsti dagli accordi. Al vertice si discuterà anche della ristrutturazione del debito pubblico di Atene. Firmato a Palazzo Chigi il protocollo di vigilanza per le procedure di bonifica di Bagnoli. Non lo abbiamo fatto a Napoli per evitare polemiche, ha detto Renzi, che attacca indirettamente il sindaco della città. Se gli enti locali non si muovono, tocca a noi farlo con il commissario di governo, ha detto il premier, ne parleremo tra poco in TG Cronache. Un'altra giornata di tensione e proteste in Francia contro la riforma del lavoro voluta dal governo del presidente Hollande. Questa mattina la polizia è stata costretta ad intervenire per sgomberare dai manifestanti gli accessi alle raffinerie e ai depositi carburanti vicino a Marsiglia. Si infiamma la campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti. Il candidato alla nomination repubblicana Donald Trump attacca Hillary Clinton utilizzando un video che scredita il marito Bill, l'ex presidente accusato di presunte molestie da due donne quando era alla Casa Bianca. Reagiscono ai colpi bassi contro di me, dice Trump. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7. Dunque, in primo piano il caso del volo Egyptair caduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Dunque, dalle parole di un medico legale che ha analizzato i resti fin qui ritrovati delle 66 persone a bordo, sembra che ci sia stata un'esplosione all'interno del velivolo. È chiaro che continuano le ricerche delle scatole nere, quelle che potranno far luce sull'accaduto e dire anche se siano state effettuate o meno quelle virate improvvise, come sostengono i greci, una ipotesi scartata ieri, smentita dal Cairo. Sia che si tratti del caso di Giulio Regenio, dell'Airbus Egyptair precipitato 5 giorni fa, le recenti vicende ci insegnano che è bene prendere con molta cautela le notizie, quelle anonime, ma anche le ufficiali che arrivano dall'Egitto. Spesso infatti vengono smentite nel breve periodo. È con questa doverosa premessa che vi riportiamo la notizia data stamani dalla TV Sky News Arabia e dal sito di un quotidiano egiziano. Secondo un medico legale, l'analisi dei resti umani dei 66 passeggeri del volo caduto suggerisce che c'è stata un'esplosione a bordo. Il medico anonimo farebbe parte del team investigativo che ha esaminato appunto ciò che resta dei poveretti che hanno trovato la morte a bordo dell'aereo decollato da Parigi, Charles de Gaulle, e mai atterrato al Cairo. Quello dei patologi legali non è un compito facile. Le navi militari di soccorso hanno recuperato in mare a largo di Alessandria solo un'ottantina di pezzi di corpi. Da giorni i parenti delle vittime si sottopongono al prelievo del DNA nel disperato tentativo del riconoscimento. Proprio su questi brandelli sarebbero state trovate tracce di esplosivo, secondo quanto riferisce l'anonima fonte. Il che farebbe appunto concludere, nel rapporto che stanno stilando per il governo, che a bordo dell'aereo c'è stata una o più esplosioni. Al momento questo è quello che si sa. Come si dice in questi casi, fino allo sfinimento, la certezza sulla dinamica del disastro Egyptair potrà avvenire solo col ritrovamento e la successiva analisi dei dati delle due scatole nere che gli egiziani stanno cercando anche con un sottomarino militare. I flight recorder, come si chiamano in gergo le scatole, che al contrario di quanto si dice sono di colore arancione, per circa 30 giorni emettono dei segnali radio per consentirne la localizzazione.
Il loro ritrovamento dovrebbe far luce sia sull'ipotesi che nella cabina di pilotaggio ci fosse del fumo, ma anche sulla circostanza che l'Airbus Egyptair abbia compiuto una prima virata a 90 gradi e poi una seconda di 360, praticamente un giro su se stesso prima di inabissarsi. Circostanza, ricordiamo, rivelata dalle autorità greche nei momenti successivi alla sparizione, ma smentita ieri dalle autorità egiziane. Adesso la politica. Il ministro del lavoro Poletti ha incontrato i rappresentanti sindacali per parlare di pensioni e politiche del lavoro. Un primo incontro nel quale sono stati fissati i paletti, sono state disegnate le linee del campo, è stato definito un incontro aperto, un incontro che ha trovato la soddisfazione della leader della CGIL Camusso, che ha detto il quadro è cambiato. Il governo modificherà la legge Fornero sulla previdenza introducendo maggiore flessibilità, ma sulla trattativa restano i vincoli di bilancio. Il punto di caduta sarà trovato nella legge di stabilità. Con le parole pronunciate dal ministro del lavoro Giuliano Poletti durante l'incontro con i leader di CGIL e CISL e UIL riparte il confronto tanto atteso e richiesto più volte dai sindacati su temi caldi quali l'uscita anticipata dal mondo del lavoro e l'occupazione. Il clima è stato definito positivo da Poletti e ha chiarito ai presenti, oltre ai temi, anche i tempi e i paletti, che sono appunto quelli dettati dalla legge di stabilità. Un incontro interlocutorio per il momento, durante il quale non si è entrati nel merito, né sugli interventi né sulle risorse, ma come ha annunciato Poletti sarà il primo di una serie che vedrà tavoli distinti. L'obiettivo è quello di arrivare a soluzioni condivise, ha dichiarato il ministro. A guidare la cabina di regia di Palazzo Chigi, oltre al ministro del lavoro Poletti, anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini. Ma con l'incontro di oggi non si ritorna ai vecchi riti della concertazione, ha tenuto a precisare Poletti, perché alla fine il governo prenderà le proprie decisioni. Sicuramente è stata un'occasione per cominciare a conoscere le rispettive proposte e gli orientamenti sui temi cruciali per la nostra economia. Le proposte dei sindacati sono state ribadite la settimana scorsa durante la manifestazione nazionale di protesta dei pensionati. Chiedono l'estensione del bonus da 80 euro alle pensioni più basse, come succede già per i dipendenti privati, la rivalutazione degli assegni pensionistici bloccati dalle misure dell'austerità e uguali detrazioni fiscali come per i lavoratori dipendenti. E poi il vero cavallo di battaglia, la riforma della Fornero, legge da loro definita profondamente ingiusta. Da sempre ne criticano l'allungamento dell'età pensionabile e chiedono una maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro senza nessuna penalizzazione e senza nessuna selezione tra le varie categorie dei lavoratori. Bisogna dare a tutti i lavoratori, dicono i sindacati, la possibilità di abbandonare il proprio posto in anticipo di qualche anno per il meritato riposo. I futuri incontri serviranno al governo anche per sondare il sindacato su altri temi più strettamente legati alle politiche attive del lavoro, dalla riduzione del cuneo fiscale alla riforma della contrattazione decentrata e legata all'aumento della produttività, temi da tanto tempo sul tappeto e ritenuti necessari per dare un'accelerata alla ripresa economica. Vedremo. L'altro tema della pagina politica è quello che riguarda il referendum di ottobre. Mancano 5 mesi, ma è già partita la caccia ai volti, agli uomini simbolo della sinistra che sostengano le ragioni del sì a questa riforma costituzionale. Un percorso, come abbiamo già visto, anche non privo di polemiche e di inciampi. Le firme di 184 professori, in gran parte costituzionalisti, a sostegno del sì, a favore di una riforma, scrivono, non priva di difetti, ma dove non ci sono scelte sbagliate o antidemocratiche, votata in 6 letture da quasi il 60% dei parlamentari. Renzi questa volta è soddisfatto, convinto che dopo i professori altri endorsement pesanti arriveranno. A 5 mesi dal voto referendario la caccia ai simboli è aperta. Obiettivo: arruolare nella battaglia icone della sinistra che possano attrarre quell'elettorato finora tiepido. Ricerca che non ha risparmiato scivoloni all'esecutivo, come la polemica innestata da Maria Elena Boschi sui partigiani. I veri sostengono il sì, che ha costretto Renzi alla precisazione: vogliamo bene a tutti i partigiani, per chiudere il caso. Altrettanto indigesto per gli eredi l'utilizzo di alcuni personaggi simbolo della sinistra, Wedingrau e Berlinguer, per sostenere le ragioni del sì. Sono in affanno, spiegano gli
gli avversari interni, per questo stanno facendo passi falsi. La minoranza del resto non si è fatta coinvolgere dall'entusiasmo renziano e dalla richiesta di una tregua interna. Dopo aver criticato la Boschi per le frasi sull'Ampi, invita Renzi ad evitare il plebiscito. Attenzione che se si cambia le carte in tavola e si costruisce una strategia politica per cui l'esito è quello intenzionalmente di spaccare il campo democratico e costituzionale, io ho detto che voto no, io dico allora mi sento libero. Controdestinato a diventare più feroce se le amministrative dovessero andare male per il PD guidato dal Premier. Intanto le opposizioni lanciano la loro offensiva. La riforma fa schifo, boccia Salvini, gli uomini liberi votano no. E Brunetta da Forza Italia fotografa la situazione prendendo in prestito le parole dell'allora braccio destro del segretario PDS Petruccioli. Renzi sul referendum mi ricorda l'occhetto della gioiosa macchina da guerra. All'attacco anche i 5 Stelle. Il livello impostato dal Partito Democratico è imbarazzante. A differenza di Renzi, siccome noi sappiamo che la Costituzione è di tutti, siamo da settimane in tutte le piazze d'Italia a raccogliere le firme e a spiegare ai cittadini italiani che votare no alla riforma significa votare sì alla democrazia. Adesso noi andiamo in Grecia, dove sono cominciate le operazioni di sgombero del campo migranti di Idomeni, quello che tra mille polemiche in questi mesi ha dato rifugio a circa 8.500 persone, che adesso verranno trasferite verso campi più organizzati, allestiti appositamente, in attesa di conoscere quello che sarà il loro destino. Molti torneranno in Turchia, come prevede l'accordo tra Ankara e Bruxelles, un accordo che Erdogan minaccia sempre di voler far saltare. Tutta una vita stipata in questi fagotti, le coperte arrotolate e conservate per il prossimo inverno. Siamo in Grecia, al confine con la Macedonia. Le immagini arrivano dal campo profughi di Idomeni, diventato simbolo in questi mesi della tragedia dei migranti. Oggi la polizia ha iniziato lo sgombero. Sono più di 8.000 i migranti accampati qui da febbraio, ma ci sono state punte di oltre 15.000, quando Skopje, a inizio marzo, ha deciso di sigillare la frontiera e chiudere di fatto la rotta balcanica. Le operazioni, che dureranno una decina di giorni, sono iniziate all'alba e vengono condotte di fronte a 1.400 poliziotti greci, che sono lì solo come misura precauzionale. In effetti tutto sta avvenendo con calma, nessun incidente, nessuna violenza, come le autorità avevano promesso. La verità è che questa gente è rassegnata, fiaccata da un lungo inverno trascorso in condizioni estreme, non ha più prospettive né alcuna speranza di proseguire per il nord Europa, ma non sempre è stato così. Quando i profughi esasperati hanno tentato di abbattere le recinzioni e continuare il viaggio, la polizia macedone ha risposto con durezza, usando lacrimogene e proiettili di gomma. E quando, a metà marzo, un varco è stato aperto, donne e bambini si sono trovati di fronte un fiume e una semplice corda per tentare di attraversarlo. In tre sono affogati, mentre gli altri, qualche giorno dopo, erano in territorio greco, al punto di partenza. Oggi Atene offre un trasferimento nei campi di accoglienza nel nord del paese, dove sono già disponibili 6.000 posti, che aumenteranno nei prossimi giorni. Niente più tende, ma strutture di buona qualità, tipo bungalow, in attesa di conoscere il proprio destino. Solo accettando questa soluzione otterranno una proroga di un mese del permesso di soggiorno, nel frattempo scaduto per la maggior parte di loro. In tanti finiranno in Turchia, come prevede l'accordo tra Ankara e Bruxelles, ma ieri la Merkel ha chiesto più democrazia a Erdogan in cambio della cancellazione dei visti per i cittadini turchi e il presidente minaccia di far saltare l'intesa sui migranti. E poi c'è la rotta che porta alle nostre coste, la rotta mediterranea, dove sono state salvate nelle ultime ore circa 2.000 persone in 15 operazioni differenti, migranti che arriveranno nel pomeriggio ai porti siciliani. Il traffico sulla rotta del Mediterraneo è tornato quello dei giorni caldi. Nelle ultime ore, col meteo favorevole, decine di avvistamenti, barconi e gommoni carichi di migranti intercettati nel canale di Sicilia. Ieri in una quindicina di operazioni circa 2.000 persone sono state messe in salvo.
alla centrale operativa della Guardia Costiera che da Roma coordina i salvataggi, è quasi emergenza. Quello è un avvistamento? Questo è un avvistamento. I migranti soccorsi nelle ultime ore arriveranno nel pomeriggio nei porti siciliani di Augusta, Catania e Pozzallo e a Reggio Calabria, dove ne sono attesi circa 300. Sono profughi di varie etnie partiti dai porti libici e da quelli egiziani, tornati negli ultimi mesi ad essere punti di ritrovo di chi vuole scappare dall'Africa, ma anche crocevia delle mafie che alimentano e sfruttano il traffico di esseri umani. L'Italia resta la prima frontiera europea dell'esodo. I nuovi arrivati vengono trasferiti nei centri di accoglienza che in questi giorni sono al pienone. Ieri una rivolta nel centro di Fondachelli Fantina, sulle montagne del Messinese. I migranti, tutti minori non accompagnati, hanno protestato per le condizioni di vita del centro, ricavato all'interno dello stadio comunale. Hanno cominciato a scandire slogan fino a danneggiare arredi, letti, armadi. I ragazzi sono stati trasferiti a Messina. Nei prossimi giorni il flusso continuerà a battere la rotta del canale di Sicilia. Il governo italiano, promotore del Migration Compact, un patto europeo per fronteggiare l'immigrazione, ha incassato in queste ore il giudizio positivo dell'Organizzazione Internazionale Migrazioni delle Nazioni Unite, che ha scritto a tutti i 28 paesi UE per sostenere l'appello del Premier Renzi per una strategia di lungo termine con una politica che non guardi solo all'emergenza e investa in sviluppo in alcuni paesi africani da dove i migranti si mettono in viaggio. L'Austria intanto, come preannunciato, rafforza il presidio di polizia al confine. In Austria andiamo il giorno dopo la vittoria in rimonta alle presidenziali del Verde van der Bellen per un risicatissimo margine di 31.000 voti. Il giorno dopo la vittoria al photo finish e con i voti per corrispondenza, il neo presidente dell'Austria, l'indipendente verde Alexander van der Bellen, pubblica una foto di un comizio nel palazzo presidenziale su Facebook senza commento. Lo sconfitto, Norbert Hofer, candidato del Partito Populista della Libertà, sceglie uno scatto intimista nel suo ufficio, un gatto che dorme e la foto di Clint Eastwood da una parete. Il commento non è rassegnato. Sulla testa, cari amici, l'Austria ha bisogno di voi, io vi rimango fedele. L'Austria si è spaccata a metà come una mela. La cartina spiega come ha fatto a vincere van der Bellen, peraltro con appena lo 0,3%, 31.000 voti di scarto su più di 6 milioni di elettori. Il colore verde attribuito a van der Bellen è concentrato nelle aree urbane, a Vienna soprattutto, nel resto, soprattutto nelle zone rurali, vince il blu di Hofer. L'ambientalismo del neopresidente e l'ipotesi di una politica troppo benevola con gli immigrati hanno spaventato l'elettorato più conservatore che un mese fa, al primo turno, aveva già schiantato i partiti tradizionali, socialdemocratici e democristiani, che governano in una grande coalizione. Hofer è stato anche più votato dagli uomini, 60%, e dai lavoratori meno retribuiti, operai, 86%. Van der Bellen ha già commentato che non c'è una metà dell'Austria più importante dell'altra e che insieme le due parti creeranno un'Austria meravigliosa. Hofer ha spiegato che ci riproverà fra 6 anni ricandidandosi. Per il Partito della Libertà, alleato in Europa con Le Pen e Salvini, la sconfitta, per quanto amara per il distacco risicatissimo, ha il sapore dello sdoganamento definitivo. Il movimento, guidato dal leader Heinz Christian Strache, punta a vincere le elezioni politiche e alla carica di cancelliere. Strache ha fra i punti del suo programma la riunificazione del Tirolo. La questione dell'immigrazione nell'antirolese ovviamente è sentitissima. Stamattina l'Austria, a Gris, al confine con l'Italia, ha rafforzato, come ha annunciato, il presidio di polizia. Una quarantina di gendarmi si è presentata al valico a metà mattinata e poi è ripartita dopo una riunione. Il governatore del Tirolo nei giorni scorsi aveva accusato l'Italia di non fare nulla per fermare gli stranieri alla frontiera. E poi c'è la crisi economica della Grecia, il difficile e lungo percorso di ristrutturazione del debito ellenico. Tra poco a Bruxelles l'Eurogruppo darà il via a una nuova e sostanziosa tranche di aiuti.
Dopo settimane di trattative finalizzate ad evitare di far deflagrare nuovamente la questione greca nelle immediate vicinanze del referendum sulla Brexit, l'Eurogruppo che si riunirà tra poco a Bruxelles dovrebbe finalmente sbloccare una nuova tranche del terzo programma di aiuti varato l'estate scorsa. Secondo Bloomberg si tratterebbe di una rata ben più sostanziosa, circa 11 miliardi, del previsto, che servirà ad Atene per il pagamento degli arretrati e per coprire le necessità finanziarie di qui alla fine dell'anno. L'esito positivo della vicenda su questo versante sembra abbastanza scontato e non potrebbe essere altrimenti dal momento che il ministro dell'economia Tsakalotos si presenta di fronte ai suoi colleghi con in mano un pacchetto di misure di austerità approvato tra l'inizio del mese e domenica scorsa da quasi 5 miliardi e mezzo di euro, riforma delle pensioni, aumento dell'IVA dal 23 al 24% su alcuni prodotti e nuovo fondo per le privatizzazioni, i punti più importanti. In aggiunta anche il meccanismo di aggiustamento dei conti da implementare in caso di mancato raggiungimento del target di avanzo primario previsto per il 2018. Tutto il necessario, insomma, per non concedere più alibi ai creditori e soprattutto per avviare la discussione su quello che sarà il tema più controverso dell'incontro di oggi, ovvero la ristrutturazione del gigantesco debito ellenico. Il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem ha detto che se ne parlerà seriamente per la prima volta. Il Fondo Monetario ieri è tornato a chiedere una revisione incondizionata dell'enorme fardello che pesa sui conti greci per renderlo sostenibile e far diventare realistici gli obiettivi di bilancio imposti ad Atene. Allungamento dei termini, taglio dei tassi e rinvio dei pagamenti è quanto propongono dalle parti di Washington per partecipare al programma di salvataggio. La Germania vuole fortemente che il fondo venga coinvolto ma rimane contraria all'ipotesi di ristrutturare il debito greco. Ristrutturazione che sarebbe un grande successo politico di Alexis Tsipras, che fin dal suo primo insediamento ha puntato con forza su quell'obiettivo. Del resto, l'ala radicale di Siriza ha votato le nuove misure lacrime e sangue turandosi il naso proprio per spianare la strada a quella ristrutturazione, senza la quale una nuova crisi politica sarebbe molto probabile. Andiamo adesso in Francia, dove continua il durissimo braccio di ferro tra governo e sindacati sulla riforma del lavoro, che sta provocando sempre più una vera e propria crisi di carburante, tant'è che oggi è dovuta intervenire la polizia. Ce n'est qu'un début, non è che l'inizio, si gridava durante il maggio francese, ma lo slogan andrebbe bene anche in queste ore, perché i manifestanti francesi che da settimane riempiono strade e piazze per protestare contro la loi du travail, l'equivalente del nostro Job Act, hanno deciso di non mollare, anzi di andare avanti con nuove forme di disobbedienza nonostante il governo abbia iniziato a usare il pugno di ferro. Stamattina infatti qui a Fos-sur-Mer, Francia meridionale, regno dei lavoratori duri e puri, è intervenuta la gendarmerie. Gli agenti hanno sgomberato poco prima dell'alba tutti gli accessi alla raffineria Esso e al deposito di carburante, bloccati da ieri da militanti del sindacato, perché la benzina ormai cominciava a scarseggiare in tutto il paese e le file distributori cominciavano ad essere un problema. L'État fait preuve de la plus grande fermeté. Lo Stato sta dando prova di grande determinazione, ha spiegato il primo ministro Valls, e agirà con maggiore fermezza. La polizia continuerà a intervenire, tutti i siti saranno sbloccati. L'idea di uno scontro frontale vecchia, antica, da conservatori. Ma i manifestanti non ne vogliono sapere di smobilitare, accusano la legge di smantellare alcuni diritti acquisiti e di rendere più facili i licenziamenti, se non addirittura di essere stata scritta a quattro mani con il MEDEF, la Confindustria francese. Per questo continueranno i presidi. Il 60% dei lavoratori ha votato in assemblea per la sospensione della produzione, ha spiegato Franck Bobard, leader del sindacato. Dunque ci saranno nuove manifestazioni. Dal nord, infatti, attorno alle Havre arrivano notizie di altri sbarramenti di manifestanti questa mattina, mentre si annuncia un'altra settimana di scioperi nei trasporti. Proteste che però non sembrano preoccupare troppo il governo. Non ritireremo la riforma del lavoro, ha assicurato il Premier, non ci faremo ricattare. Anche perché per François Hollande si tratta della partita più importante del suo mandato, riuscire a far passare una riforma del lavoro che produca dei risultati in termini di occupazione in tempo per la campagna per le presidenziali di maggio 2017. Negli Stati Uniti si accende lo scontro tra Donald Trump ed Hillary Clinton in corsa per la nomination alle presidenziali sui fronti repubblicano e democratico. Il magnate newyorkese, accusato nei giorni scorsi di aver molestato diverse donne, ha ripagato la rivale con la stessa moneta, toccando il suo tallone d'Achille, il marito Bill. A
Ancora una volta il tallone di Achille di Hillary Rodham Clinton e il marito Bill. Una settimana fa l'ex First Lady aveva annunciato che se verrà eletta affiderà all'ex presidente l'incarico di ministro ombra dell'economia perché gli americani, ricordando gli anni 90 come un'epoca d'oro per il paese, possano avere di nuovo fiducia. Ed oggi il suo rivale Donald Trump, preoccupato dalla mossa, ha rilanciato andando a scavare nel passato di Bill Clinton, sfidandolo non sul terreno dell'economia, bensì su quello delle molestie sessuali, vere o presunte, che l'allora presidente avrebbe commesso. Un terreno sul quale però anche il miliardario nelle ultime settimane ha rischiato di scivolare pericolosamente a causa delle sue gaffe e dei suoi giudizi sulle donne. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il candidato repubblicano si chiede se davvero Hillary protegga le donne. Nel filmato si ascoltano le voci di Juanita Broderick e Catherine Willey che raccontano le presunte aggressioni subite dall'ex presidente. Le frasi che pronunciano scorrono mentre in sovrimpressione si vede l'immagine di Bill Clinton che fuma un sigaro. La Broderick sostiene che nel 1978 Clinton l'avrebbe aggredita quando era impegnata nella campagna elettorale nell'Arkansas. La Willey ha invece dichiarato che l'ex presidente cercò di baciarla contro la sua volontà in un corridoio della Casa Bianca. Accuse sempre respinte da Bill Clinton, che però non può cancellare l'ombra dello scandalo con Monica Lewinsky. Trump, intervistato dal Washington Post, ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a pubblicare il video. Hanno detto su di me cose veramente sgradevoli ed io non vorrei giocare la partita scendendo su questo terreno, ha dichiarato, ma visto che hanno deciso di essere sgradevoli, mi costringono a giocare allo stesso livello. Anche la vita privata dunque diventa l'arma con la quale colpire l'avversario in questa campagna verso la nomination che sembra davvero non risparmiare neanche i colpi bassi. Trump in queste ore è ottimista, dopo aver visto i sondaggi, nessuno dei due però può ignorare il giudizio di 6 elettori su 10 che sostengono di avere da entrambi un'impressione negativa. Prima di chiudere c'è un'ultima ora che riguarda Daniele De Santis, l'ultra della Roma accusato di aver ucciso nel 2014 Ciro Esposito. Ebbene, De Santis è stato condannato dalla Corte d'Assise di Roma a 26 anni di carcere. Una pena giusta, dice la madre di Ciro Esposito, non odio De Santis. Adesso, come sempre, la parola va a Cronache, all'interno del quale si parlerà anche della firma a Palazzo Chigi del protocollo di vigilanza per le procedure di bonifica di Bagnoli. Parola a Caterina Bizzarri, grazie a tutti, ci vediamo domani.